Ieri a Roma abbiamo difeso le province, in particolare oggi con queste iniziative dimostriamo quanto è importante il valore che possono dare al territorio questi enti. Ma guardi, ieri a Roma abbiamo fatto un'assemblea straordinaria, per non dirci fra di noi che siamo importanti, perché è quasi scontato che i presidenti delle province e che gli amministratori delle province in generale sono a conoscenza delle cose delle quali ci occupiamo, delle fatiche che si compiono quotidianamente per il territorio. Mi ha fatto piacere ascoltare gli altri interlocutori, gli altri, il mondo della politica, insomma, i parlamentari, i capigruppo, di una parte di destra e di sinistra, anche la segretaria generale della Camusso della CGIL, dire che sostanzialmente che è da pazzi pensare, immaginare un paese senza questo ente, che è una cosa seria, che è stata inclusa questa discussione dell'abolizione dentro una manovra finanziaria che doveva produrre risultati, benefici economici, oltre ad aver dimostrato con i numeri e con i dati che questa è una proposta naturalmente che non avrebbe prodotto nessun beneficio economico, ma anzi avrebbe prodotto degli aumenti di costo per lo Stato, legata al semplice fatto che con il trasferimento del personale d'Amblè dalle province, i 61.000 dipendenti delle province italiane trasferite alle regioni con i contratti diversi che ci sono, un aumento del costo del personale di circa 600 milioni di euro. Quindi immaginiamo questa cosa, e mentre invece il valore positivo, secondo insomma, gli improvvidi propositori dell'eliminazione delle province, dico, si eliminerà il costo della politica. Pensi, il costo della politica dei 4.000 ad oggi di amministratori provinciali è di 113 milioni, che con la manovra già approvata in finanziaria di riduzione del 50% dell'assemblea, del 20% dei compensi, sarà automaticamente ridotta a 37 milioni. Quindi che cosa produce questa ad oggi per seguire l'eliminazione delle province? Se più 600 milioni di costo del personale, meno 37, quindi sarebbe una non a saldo invariato, addirittura produrrebbe un danno finanziario. Questo non è stato rilevato da noi, ma dalla Commissione Finanza del Senato, che quando ha cominciato a entrare nel merito e dovendosi pronunciare con l'istruttore dei funzionari rispetto al beneficio, si è accorta che quella era una scelta scellerata per i conti dello Stato. Ma al di là di questo, insomma, non è questa l'unica ragione per la quale, non è che siamo qua a difendere le province, vuol dire difendere il presidio dei territori, difendere la rappresentanza dei territori, difendere la democrazia. In un momento di difficoltà del Paese non si butta l'aria alla Costituzione, ma si prova a dire, a coinvolgere tutti in una stagione di nuova e grande responsabilità nella quale ci si può ridurre tutti sensibilmente i compensi. Io dico che molti possono farlo, anche i presidenti consiglieri, insomma, farlo gratuitamente o quasi gratuitamente, come pressoché, insomma, è quasi così. Purtroppo invece si è messa lì una discussione, eliminiamo le province, eliminiamo metà dei parlamentari, eliminiamo l'indennità, di tutto il resto non si parla, si è continuato a parlare, vabbè, facciamo una riforma costituzionale e togliamo le province. Questa è una cosa che è inaccettabile, perché non sono gli amministratori in carica delle province, che è il sistema paese che diventa più povero, le comunità sono abbandonate, sono allontanate dallo Stato. Non può esserci, ieri hanno portato l'esempio della Lombardia, il comune in Lombardia di 100 abitanti è il pirellone che governa 10 milioni di abitanti, è quasi uno Stato la Lombardia. La necessità dell'ente intermedio è una cosa che è sacrosanta, che è decisa da tutti. Si vuole sacrificare il nome qualcuno, ci chiameremo in un altro modo, ma allora guardiamoci in faccia e facciamo le cose serie. Questo Paese ha bisogno in questo momento più che mai che si facciano delle cose serie, che non si rincorra la demagogia, ma che davvero che si provi in uno sforzo collettivo compiuto a rendere più efficace la propria struttura amministrativa. La proposta seria non può che non venire da regioni, province e comuni che si mettono insieme e fanno a questo Parlamento una proposta seria di ottimizzazione, razionalizzazione, semplificazione delle procedure, dicendo a ognuno di questi enti chi fa e chi fa che cosa, perché oggi c'è un sistema federale, insomma, articolato in modo diverso, dove ogni regione dà le deleghe che vuole, una parte se li tiene. Proviamo a definire, a concordare i compiti di ognuno e anche, se necessario, insomma, ridurle. Un po' di province si possono eliminare, si possono accorpare quelle piccole, soprattutto le ultime nate, si possono accorpare, secondo me, qualche regione, si devono accorpare naturalmente per funzioni, perlomeno piccoli comuni. Questo è un ridisegno dello Stato che può
produrre. Noi ci siamo impegnati insieme a Ranieri, che è il presidente della conferenza Stato-Regioni, a fare una proposta. Dentro la proposta siamo in grado di metterci i numeri veri. La proposta che consegneranno gli enti locali al Parlamento sarà una proposta che produrrà degli effetti significativi, perché i numeri degli enti li conosciamo davvero noi e quindi siamo in grado di produrli e di rendere efficace questa cosa, non per noi, per la nostra sopravvivenza, ma per il Paese.